al sistema universitario e fortemente raccordati con il mondo del lavoro. Per quanto riguarda l'ambito CED, mi rifaccio a quanto chiarito nella esaustiva relazione tecnica. Grazie. Grazie Assessore. Giorgio. Sì, consigliere Assessore Persico, grazie. Bene. Conformemente a quanto previsto nel nostro programma elettorale e dalle disponibilità finanziarie per il 2013, come ampiamente ed esaurientemente riportato nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-2015, elenco annuale dei lavori allegato al bilancio, nel 2013 l'amministrazione sarà impegnata nella realizzazione delle seguenti opere: interventi di manutenzione e razionalizzazione degli edifici scolastici, tra cui il ricavo di un bagno attrezzato per disabili, il rifacimento della guaina in alcuni tratti di tetto, cornicioni, degli edifici scolastici che nel tempo si sono ammalorati. Saranno costantemente monitorate le possibilità di finanziamento da parte degli enti sovracomunali per realizzare le opere di messa in sicurezza antisismiche degli edifici pubblici. Nell'anno in corso sono previste manutenzioni delle strade asfaltate per 73.000 euro circa, per strade bianche altri 20.000 euro, oltre a 7.000 euro per acquisti di materiale per lavori in economia. Questi 100.000 euro sono una piccola goccia rispetto alle necessità finanziarie per la sistemazione del patrimonio viario del Comune, che si aggirano, da un'indagine effettuata con l'ufficio tecnico, tra i 500 e i 900.000 euro, a seconda delle tipologie di intervento, se leggero o pesante. Nel corso del 2013 inizierà il processo per il recupero del ponte di barche sul fiume Sile in località Caposile, per una spesa prevista di euro 182.750 e sarà finanziato per 68.000 euro con proventi derivanti dalla gestione del ponte e 14.750 euro, scusate, con fondi provenienti da alienazioni, e 100.000 euro con fondi PSR, misura 323, PIA PIAVE. Un altro intervento previsto per l'anno in corso sono i lavori di recupero statico funzionale del ponte a bilanciere sulla Pieve Vecchia. Il lavoro sarà eseguito congiuntamente con il Comune di San Donà di Piave per un importo complessivo di 265.000 euro, di cui 135.000 a quota parte del Comune di Busile, finanziati per 35.000 euro con fondi provenienti da alienazioni e di rimanenti 100.000 con fondi PIA, misura 323, sempre del PIA Piave. In questo progetto il Comune di Busile è capofila. La sistemazione dei due ponti anzidetti sarà completata dai lavori di sistemazione del percorso ciclo pedonale nel tratto ponte a bilanciere fino ad unirsi con il percorso in fase di attuazione da parte del BIM. A margine della Pieve Vecchia, costo dell'intervento comunale euro 57.000, di cui 10.000 euro provenienti da alienazioni e 47.500 con fondi PIA Piave. I lavori proseguiranno con la realizzazione delle piste ciclabili in ambito di pregio ambientale nella zona dei Salsi, per un importo complessivo di 1.137.500 euro, finanziati per 910.000 euro con fondi PORFERS ed euro 227.500 con residui, vedi delibera del Consiglio Comunale numero 49 del 2011. Questi interventi consentiranno di dare uno sviluppo al turismo ciclo pedonale, permettendo di collegare le più belle zone ambientalistiche del nostro comune con il territorio limitrofo, e confidiamo che la fruizione dei percorsi possa essere valorizzata anche dallo sviluppo delle sale museali dell'ambiente vallivo situato presso l'ex scuola di Castaldia.
In questo senso si è concordato un impegno maggiore con l'associazione Pendolino, la quale si è impegnata a completare le sale esistenti realizzando un'ulteriore sala tematica e soprattutto ad aprire un percorso con il gruppo giovani di Caposile per il loro impegno verso un graduale inserimento come accompagnatori per la struttura. Gli stessi percorsi ciclopedonali saranno la via principale per la rivisitazione dei percorsi della memoria in fase di studio per valorizzare i luoghi che hanno visto coinvolto il nostro territorio durante la Grande Guerra, di cui nel 2015 ricorrerà il centenario. I suddetti percorsi collegheranno Jesolo con l'entroterra e quindi ci auguriamo di riuscire a sviluppare il turismo agricolo ambientale a supporto e a completamento dell'offerta turistica offerta dal mare e dalla laguna e dai fiumi che ci circondano. Per l'anno in corso impegniamo 50.000 euro per la manutenzione delle aree verdi e delle alberature e per la disinfestazione del territorio, somme che confidiamo possano, grazie all'intervento del personale comunale e dall'appalto per lo sfalcio dei cicli, manutentare il verde territoriale. Il Comune di Musile di Piave ha approvato con delibera di Consiglio Comunale in data 24/11/2012 il PAES, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, proseguendo così nell'indirizzo di avviare il territorio comunale verso uno sviluppo sostenibile e contiamo a breve di procedere alla realizzazione del Piano delle Acque da realizzarsi d'intesa con il Consorzio di Bonifica, il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, PCIL, previsto per l'articolo 5 della legge regionale 17/2009. Atto comunale di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sull'installazione di illuminazioni esistenti nel territorio comunale, con gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il risparmio energetico. Tra le cui finalità previste vi è la riduzione dell'inquinamento luminoso ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da essi derivati, l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti stessi e per la sicurezza della circolazione stradale, la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione. È nostra volontà di mantenere il contributo per quanti volessero smaltire l'Eternit ancora presente negli edifici di loro proprietà. In collaborazione con il Consorzio di Bonifica stiamo potenziando l'impianto di sollevamento in località Bolo. Infatti, accanto alla pompa originale, ne è stata installata una seconda, da poco collaudata. E si prevede di installare una terza, aumentando in caso di grandi piogge le possibilità di prosciugamento del territorio. Sempre nel 2013 contiamo di poter avviare, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione e le associazioni sportive del territorio, la copertura della piastra polivalente, importo dei lavori 400.000 euro circa, di cui 120.488,29 con contributo regionale e la rimanente parte con contributo da privati. In ogni caso è stata fatta richiesta di finanziamento presso il Ministero dello Sport. Nel corso dell'anno prenderanno corpo i lavori di sistemazione dell'area antistante la stazione ferroviaria di Croce, denominata di Fossaletta. Costo dell'opera a carico di contributo regionale ed europeo. I lavori che saranno completati entro il 2013 saranno sicuramente la sistemazione delle vie Marconi, Roma e un tratto di via Martiri, i cui lavori sono iniziati da qualche giorno, oltre al completamento dei lavori del centro culturale ex Sicher con l'inserimento degli arredi e la sistemazione delle aree esterne.
Per gli anni 2014 e 2015 l'amministrazione sarà impegnata a reperire fondi per ristrutturare l'edificio denominato ex Furlanetto per realizzarvi la sede della Polizia Municipale. Primo stralcio già finanziato di euro 170.000, mentre per il secondo stralcio i fondi sono da reperire. Lavori di adeguamento normativa antisismica degli edifici pubblici. Costruzione di un nuovo blocco di loculi per ossari presso il cimitero del capoluogo. Lavori di messa in sicurezza da eseguirsi lungo la statale 14 per il completamento della pista ciclabile e adeguamento degli incroci. Entro il 2015, salvo diversi sviluppi, dovremmo iniziare i lavori di bonifica dell'area ex cromatura, nel caso i privati risultino inadempienti. Detto questo, mi sento di assicurare che il nostro impegno sarà massimo per realizzare quanto sopra esposto. Grazie, Assessore Persico. Passiamo ora la parola all'Assessore Tamai. Grazie. Sì, buonasera. Sì, io vorrei collegarmi a quanto detto dall'Assessore Maschietto, che già potevo continuare con i servizi che si stanno facendo con grande risultato, se poi riusciamo anche a ho fatto un po' di punti dove mi vorrei soffermare per quanto riguarda il sociale. Diciamo che il nostro obiettivo è, per esempio, sull'area a sostegno alle famiglie. La famiglia viene riconosciuta un ruolo di soggetto sociale ed è sostenuta come valore pubblico e luogo di relazioni significative tra i componenti. L'amministrazione si sta muovendo in questo senso con azioni che promuovono la famiglia sia come soggetto protagonista dello sviluppo della comunità, sia nel momento del bisogno, sempre però, in quest'ultimo caso, cercando di non creare situazioni di dipendenza e promuovendo invece azioni finalizzate all'autonomia personale. A questo proposito si registra un continuo aumento delle richieste di contributi economici connesso a problemi di tipo affidati e a situazioni lavorative precarie. Come già anticipato, l'aiuto alle famiglie viene erogato con agevolazioni nella corresponsione delle rette, servizi di trasporto e la scolastica. Contemporaneamente verranno rapportati i rapporti con le associazioni del privato sociale che a diverso titolo intervengono con ulteriori forme di aiuto per gli indigenti, come la Caritas, l'associazione di volontariato, parrocchie. E voglio ricordare in modo particolare l'associazione di Padre Giglio Ferracini che sta collaborando con questa amministrazione che dà sollievo a parecchie famiglie. Su questo campo vorrei ricordare una cosa già fatta con la precedente amministrazione che a mio avviso è stata importante, e cioè il potenziamento degli uffici per raggiungere gli obiettivi che tra un po' vi elencherò e le modifiche al regolamento. Il potenziamento degli uffici è stato essenziale perché abbiamo portato quattro unità che possano provvedere ai fabbisogni delle persone che vengono a chiedere aiuto. Con due assistenti sociali, delle quali purtroppo abbiamo la notizia che ha dato le dimissioni la Diana Ressi, ce ne dispiace veramente, presto potremo anche sostituire. Comunque il potenziamento degli uffici è importantissimo. Poi abbiamo visto in tempi, quando vedevamo che le cose non procedono tanto bene, la modifica del regolamento. Il regolamento che ci ha permesso, pur avendo poche risorse economiche, di aiutare parecchie famiglie. Se aggiungiamo l'attuale momento di crisi economica, ecco che in prospettiva dobbiamo prepararci ad aiutare sempre più persone, come stavo dicendo, trovando però metodi diversi e più efficaci da quelli precedenti. Vista la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, per cercare di superare le difficoltà sociali e la mancanza di autonomia sia a livello del singolo individuo che dell'ambito familiare in cui esso vive. E ci si è ispirati naturalmente a un concetto che è quello della sussidiarietà, interrompendo tutti quei sistemi precedenti che erano di semplice aiuto alla persona. Il nuovo regolamento si ispira all'aiuto mirato e calibrato in base ai veri bisogni dei soggetti che ne fanno richiesta,
via ordinaria si tratta di aiuti di prima necessità, gli alimenti, eccetera, e via straordinaria, solo via straordinaria e eccezionale si possono erogare anche forme di sostegno. Per quanto riguarda gli anziani, l'amministrazione anche qui è molto attenta e grazie a un servizio di assistenza domiciliare, che è rivolto soprattutto a questa popolazione, riesce a superare i bisogni. Le richieste anche qui sono in continuo aumento, è naturale, il paese è vecchia, e tuttavia l'attuale organizzazione che prevede 4 persone, 4 operatori, scusate, che lavorano a tempo pieno sul nostro territorio è soddisfacente. Il capitolato del nuovo appalto del servizio è stato strutturato con la richiesta di migliorare continuamente il servizio sotto il profilo dell'efficacia, dare risposte alle esigenze di tutti e nel più breve tempo possibile, nonché con nuovi servizi da rivalersi. Sulla promozione del NAGIO, naturalmente questa amministrazione prosegue con soggiorni montani, soggiorno montano diciamo, e ha aggiunto anche i soggiorni termali. Quest'anno, proprio in virtù della crisi, si è riuscito, sono partiti la settimana scorsa 50 anziani per i soggiorni climatici, però è saltato il soggiorno termale, il soggiorno dove si erano iscritti solo 8 persone. Questo è un indice di come un po' sta andando. È ovvio che noi continueremo a insistere affinché si possa ripartire con questi servizi e con questo, questa promozione. Ad aprile ci sono i 200 diurni, si sono aperti i bandi e praticamente è stato dato affidamento al centro di capire all'associazione formalmente che ha partecipato, avevano partecipato 2 associazioni, diciamo che ha vinto l'associazione formalmente, quindi anche per i prossimi 4 anni ci sarà l'associazione che continua a gestire il centro, qui del centro naturalmente, e mentre per quanto riguarda il centro di uno di Croce non c'è stata nessuna gara perché nessuno ha partecipato, anzi hanno partecipato in ritardo, quindi è stato messo in disparte da quanto. A questo punto abbiamo fatto una delibera dove si dà la proroga all'associazione che già è presente, proprio per non interrompere quelle che sono magari le iniziative per l'estate e quindi poter proseguire fino a fine anno, e poi faremo degli incontri, abbiamo già avviato degli incontri, faremo degli incontri per decidere come far funzionare questo centro. Una delle cose più importanti che questa amministrazione sia negli anni precedenti con un altro gruppo che attualmente sta rafforzando è il servizio di accompagnamento con mezzo attrezzato. Nel 2012 siamo sfidati con il rapporto con l'associazione di volontariato di Musilli, i quali hanno acquistato 2 pulmini per il trasporto di persone bisognose e con l'amministrazione comunale stanno portando avanti questo servizio, un servizio importantissimo. Abbiamo visto quando siamo rimasti con un unico mezzo, quante richieste purtroppo non siamo riusciti a poter sformare, diciamo così, e quindi oggi avere 2 pulmini che funzionano in modo assolutamente gratuito penso che sia importante. L'associazione, oltretutto abbiamo dato una stanza ieri sera qui presso il palazzo comunale per le richieste che vogliono partecipare. Per quanto riguarda l'area minore, l'amministrazione tramite i servizi sociali cercherà di promuovere dove sia possibile l'istituto dell'affido familiare attraverso una campagna di sensibilizzazione aperta soprattutto ai nuclei familiari che potrebbero accogliere dei minori nel loro nucleo per un periodo determinato di tempo con l'obiettivo di un futuro reinserimento nella famiglia di origine. Si ritiene infatti
servizio all'infanzia, abbiamo inteso fin da subito, da quando ci siamo insediati, di modificare le linee di indirizzo della gestione del centro medico. Un genitore spesso entrambi lavorano e per necessità sono costretti a lasciare i propri figli, dove poter contare su una struttura affidabile e che economicamente sia accessibile. In quest'ottica al centro medico sono state poste in essere iniziative quali un'adeguata informazione alle famiglie mediante un contatto personalizzato per tutti i nuclei potenzialmente interessati. La revisione in diminuzione delle reti e lo scorporo del costo di impasti di agevolare la frequenza di coloro che hanno esigenze lavorative, l'applicazione dei criteri per l'accesso ai contributi comunali e la riduzione del costo di iscrizione. Ricordiamo che questo l'abbiamo fatto 3 anni fa, l'ho fatto da subito, però è praticamente da 4 anni che non si è aumentato le rette del centro. In più quest'anno si intende anche fare un nuovo progettino attraverso inseriamo al centro medico un progetto che si chiama Nati per Leggere. Questo progetto è in collaborazione con i pediatri del territorio. Questo progetto, oltre a promuovere la lettura precoce a favore dei bambini, sin dai primi mesi di vita, prevede il dono di un libretto ai genitori e l'effettuazione di letture presso il centro medico, con lo scopo di far conoscere meglio la nostra struttura. Inoltre si ritiene che in collaborazione con l'associazione Piccolo Principe, il centro infanzia possa essere un'importante occasione di confronto, di formazione educativa anche per i genitori che vi si rapportano per i propri figli. Diciamo che anche qui, dobbiamo essere onesti, questa crisi ha abbassato le frequenze, quindi ci sono meno bambini, meno iscrizioni, sono sempre più difficili. Noi vogliamo lottare per far capire che il centro non è un luogo di partito dei bambini, ma è una vera e propria scuola, un primo inizio dove i bambini da 0 a 3 anni iniziano a incontrarsi. Quindi a mio avviso è importante far capire ai genitori che pur nonostante il periodo di crisi e quanto può essere, portare il bambino al centro belli è importante. Se non dobbiamo vedere sotto questa forma non come un centro di partito. Per l'area delle persone diversamente abili, quest'area, le problematiche di quest'area sono molteplici natura naturalmente, si va dall'handicap fisico a quello mentale e a quello derivante dalla dipendenza. A seconda della gravità delle condizioni è certamente opportuno continuare ad avvalersi sia delle strutture pubbliche, ASL, CERT e quant'altro, e sia delle comunità terapeutiche, delle associazioni di volontariato e delle altre strutture che operano in questo campo. L'amministrazione comunale ha proposto in essere un protocollo di intesa con il centro PRUA, finalizzata a promuovere a diversi livelli tutte le azioni necessarie a garantire una maggiore accessibilità e fruibilità urbanistica e edilizia e delle aree naturali protette presenti nel territorio comunale da parte di un'utenza priata, con particolare riferimento alle persone con ridotte o ripetute capacità motorie o sensoriali, quali anziani, bambini, persone con disabilità. Altre iniziative a favore della cittadinanza è stato l'inserimento del punto clean the IMSS, a cui abbiamo rinnovato da poco la convenzione, con l'Inps di Savona di Piave, al fine di favorire presso gli uffici comunali l'accesso per i cittadini detentori di una pensione ad uno sportello decentrato per alcune funzioni particolari, quali stampe di conti, pensioni, lettori di pratiche e quant'altro. Si è potuto evidenziare l'utilità di questa convenzione quest'anno, soprattutto in virtù del fatto che gli uffici della sede di San Donà, della sede centrale, non provvede più a inviare il food a domicilio. Abbiamo così evitato lunghe code a San Donà e chiunque voleva poteva rivolgersi ai nostri uffici e avrebbe ritirato il food. Abbiamo fatto questo servizio. Poi c'è ancora il protocollo in campo, il protocollo di intesa con la Camera degli Avvocati di San Donà, che ha progetto l'attività di consulenza gratuita a favore dei cittadini residenti in materia di amministrazione di sostegno. Completamente il servizio verrà realizzato tramite un consulente legale gratuito in merito alle problematiche relative all'istituto giuridico protetto. Poi ci attiviamo naturalmente con gli uffici per i contributi regionali. In questo campo gli
Giovanile, e Giovanile è una realtà costantemente riscontrabile in tutto il territorio, non certo solo nel nostro comune. Per cui si ritiene quanto mai indispensabile l'attuazione di attività mirate ai minori, in modo particolare agli adolescenti, sia comunitari che extracomunitari, oltre ad una progettualità rivolta ai genitori, dato che questi ultimi appaiono sempre più difficoltà nel loro ruolo educativo e di sostegno. Anche quest'anno, naturalmente per il 2013, si ritiene importante proseguire il rapporto ormai consolidato con le parrocchie, con il privato sociale e con l'altra 10, per l'organizzazione di attività estive rivolte ai minori, cercando di promuovere e sostenere le iniziative locali piuttosto di pensare agli interventi che si sostituiscono agli stessi. In quanto si ritiene che in questo modo si possa dare continuità ai servizi, promuovendo e utilizzando risorse umane che appartengono al proprio tessuto sociale e che meglio di altre possono farsi interpretare le esigenze del proprio territorio. Proseguiremo probabilmente con il progetto dopo la campanella, vedremo i risultati che ci arriveranno. Ha avuto un buon esito, e sta avendo un buon esito, il progetto di counseling attivato nel 2011 in collaborazione con l'Istituto Comprensivo. Si tratta sostanzialmente di uno spazio di ascolto, di orientamento, di sostegno e di confronto sui problemi che possono sorgere sia in qualità di genitori che di insegnanti, con la presenza gratuita di una professionista. Una cosa importante, a mio avviso, sempre l'amministrazione precedente, poi l'ho seguita, che probabilmente è una cosa che avevamo già pensato, il Consiglio Comunale, già nel 2011, aveva approvato il nuovo percorso di programma con l'azienda ASL e ha approvato il progetto 100 Giovani. Il progetto 100 Giovani, ricordiamo che prevede la creazione di uno spazio dedicato agli incontri tra i giovani con l'animazione e tra i giovani con l'animazione di educatori professionali del progetto Minori fatto con l'azienda ASL. Nel 2013 centro regionale al piano regime e sono già in corso dei laboratori creativi proposti dai gruppi giovanili delle diverse frazioni del territorio a possibile didattiche e croce. Il centro è stato inaugurato il 1 giugno quindi da questo momento è praticamente a buon si sta facendo questo secondo me è una delle cose più importanti e nuove che si sono fatte. Un buon esito sta avendo anche il progetto Impariamo Giocando, un progetto che è nato a seguito di incontri tra un gruppo di genitori di Croce e la cooperativa Progetti e Servizi. La collaborazione tra operatori, genitori e membri della comunità è molto importante e il buon esito del progetto prevede laboratori, attività di socializzazione, giochi da tavolo e di movimento, ma anche momenti di aiuto nello svolgimento dei compiti qualora ve ne fosse richiesto. L'amministrazione collabora mettendo a disposizione i locali della scuola primaria di Croce di Tocciano. Per tutto, naturalmente nel 2013, si proseguirà la collaborazione tra i servizi sociali e il centro di ascolto attivato presso l'Istituto Comprensivo Tocchi, con l'obiettivo di fornire gli opportuni supporti a sostegno e diritto formativo dei nostri giovani studenti. Questo tipo di collaborazione si rende quanto mai necessaria, visto considerevole l'incremento di situazioni di disagio giovanile, come pensavamo, e di difficoltà di integrazione scolastica e sociale di alunni stranieri, che determinano in alcuni casi l'abbandono scolastico, in altri completamente di un percorso di studi senza l'acquisizione di adeguate competenze. È importante ricordare il rapporto ormai consolidato con le parrocchie nel territorio per la prosecuzione delle attività di resti estivi che da tempo consentono di coniugare meglio i momenti di aggregazione e di relazione tra giovani e periodi di fine scuola. Ufficio casa. L'obiettivo principale di questa organizzazione è quello di rappresentare un punto di riferimento costante per i cittadini che hanno i requisiti per accedere alla giustizia popolare o che già ne risultano, al fine di agevolare le assegnazioni e stimolare l'attenzione per il patrimonio di affinché esso sia reso disponibile per gli abitanti di
Si ritiene inoltre di concludere le intese attualmente in corso con l'ATER di Venezia per la realizzazione, consigliere Capiotto, di un importante investimento di edilizia residenziale pubblica, da effettuarsi nell'ambito del comune, area retrostante centro piani di Milano, di Milano, con la realizzazione di numero 14 alloggi complessivi, di cui 9 restanti 5 ristoranti. Nel corso di un incontro formale, tenutosi sabato, tenutosi il giorno 24 gennaio 2013, con l'ingegner Parini e l'ingegner Pianello dell'ATER, si è convenuto di acquisire il parere dell'amministrazione sulla proposta progettuale e poi l'ATER predisporrà una valutazione economica per quantificare indicativamente il costo di affitto mensile di ogni alloggio. Il costo della locazione potrà variare, verrà calcolato naturalmente in base alla strada di allottamenti, questo è fatto in una classe. Per ottenere un costo contenuto dell'affitto mensile necessita quindi avere più appartamenti possibili in modo da spalmare il costo di investimento. Nel corso dell'incontro è stato chiesto all'ATER di cogliere questa occasione di nuovo investimento per farlo diventare un progetto di qualità e di eccellenza, ovvero un edificio che sia di categoria B come classe energetica e che possa possibilmente raggiungere la categoria A. Nel medesimo incontro si è verificata la possibilità di elaborare un bando adeguato alle esigenze prevedendo in particolare forme di priorità alle categorie più deboli, quindi alle giovani coppie, ai single, alle coppie di anziani e di divorziati quotidianamente. Il progetto mi è stato comunicato, è in fase di elaborazione per essere appaltato entro novembre di quest'anno. In merito agli interventi di edilizia residenziale pubblica, ricordiamo che questa amministrazione ha messo a disposizione una certa risorsa per sistemare gli alloggi di via De Gasperi. L'importo complessivo dell'intervento è di 283.000 euro, però chi passa oggi via De Gasperi o meno ancora per via 29 aprile può vedere come si sono trasformati gli alloggi con muffa, con